Olympus OM1. Partiamo dal biglietto da visita. 120 fotogrammi al secondo in modalità continua. File da 80 megapixel, 8 stop di stabilizzazione, così ci dice Olympus nella presentazione di questa macchina. Peccato che Olympus abbia chiuso i battenti, ma sapete che è arrivata la OM Digital Solution. Vi lascerò casomai la stringa qui sotto nel link per andare a vedere di cosa si tratta. Ma lasciatemi dire grazie a RCE Foto Livorno, a Luca e Gabriele. RCE Foto è il più grande, ormai non si può dire negozio, store, catena di usato fotografico che abbiamo in Italia e forse anche oltre confine. L'usato fotografico garantito, come questa camera che sto per presentarvi. E allora parliamone, perché ci sono tanti punti da analizzare. La camera è recentissima, è stata presentata nel 2022, il sensore è un 4 terzi, misura è piccolino rispetto al full frame, sono 17 mm x 13 mm, sono 20,4 megapixel ma di qualità. Una bella gamma dinamica che arriva fino a 102.000 e rotti ISO, ma soprattutto i tempi di scatto, un 32 millesimo ed 60 secondi di scatto, che per chi fa notturni, chi ha bisogno di scatti prolungati, è veramente una manna. E poi certamente i 20 fotogrammi al secondo per oltre 100 RAW o 100 JPEG, i C4K per quel che riguarda i video a 60 frame rate, ma insomma tantissime belle cose di cui vi parlo adesso approfonditamente. Certo, il sensore Staked BSI Live MOS ci picchia, si vede la differenza. Un autofocus AF cross quad pixel da 1000-1050, non mi ricordo precisamente, punti tutti a croce, e anche questa è una delizia per chi sa cosa significa, sono quelli ad alta precisione. L'autofocus con inseguimento e riconoscimento dei soggetti, raffica, vabbè, a 50 fotogrammi, lo abbiamo detto, ma senza l'oscuramento del mirino, mentre invece se lo vogliamo fare senza autofocus, come vi ho detto, diventano 120 al secondo, incredibile. Una protezione contro polvere e acqua, insomma il nuovo processore TruePeak X, che questa è veramente una novità. È piccola, è compatta, sta bene in mano, anche se le mani, quelle un po' più grandi delle mie, potrebbero trovare qualche difficoltà, perché la presa buona, solida, però comunque un po' corta. I comandi sono disposti dove servono, una ghiera che ci fa selezionare le varie modalità d'utilizzo, e poi molto utili, ho trovato molto utili e ben congegnati, questo doppio pulsante che si trova sul top della camera, già perché è quello che mi consente di accedere a delle funzioni utilizzando comunque un buon modo di intervenire anche quando si fotografa. La slitta per il flash, ok, e poi qualche comando ancora diretto per l'esposizione e per la registrazione, per avviare i filmati. Profondità di campo, blocco, sblocco dell'obiettivo, e poi c'è il display, un display che, come sapete, a me piace perché è articolato, lo trovo molto utile ed è quello che mi consente anche di effettuare qualche ripresa in maniera un po' diversa rispetto a tante altre fotocamere. Il mirino, parliamo di quello, un buon mirino, ve l'ho già detto, meglio di altri che ho provato, non è proprio esente da critiche, nel senso che bello, luminoso, dettagliato. A volte però, quando la luce è scarsa, ci sono delle camere che fanno un po' di meglio. La scheda è una doppia scheda, è vero, non c'è una XQD, non c'è una super fast, sono delle SD, ma vanno bene comunque, anche perché il vantaggio ancora una volta di questa camera è che è un formato 4 terzi, sono 20 megapixel, non ci serve una super scheda. Lo abbiamo detto, 120 fotogrammi al secondo, ragazzi, di scatti raccogliamo tutto quello che ci serve. E poi tante altre dotazioni, ma finisco ancora per mostrarvi quello che è il comparto della batteria. Un bello sportelletto che si chiude, si apre bene, ok, solido, roccioso, così devono essere fatti. Si chiude come su macchine un pochettino più importanti con questa levetta, una levetta di sicurezza che chiude bene lo sportello. E a proposito di batteria, quanto dura questa batteria? Dura abbastanza. Beh, però vi consiglio senza dubbio di averne un'altra, una di scorta almeno, anche perché la camera si ricarica grazie alla presa USB che è qui,
È vero che possiamo utilizzare la camera anche mentre è in carica, ma solo se siamo in studio, solo se abbiamo una presa a disposizione. Buone le gomme, ma comunque la sensazione è quella di maneggiare una camera assolutamente di rilievo, fatta bene, una piccola ammiraglia, anzi, permettetemi, un'ammiraglia compatta, così come è tutto il sistema OM. L'accomodamento nel mirino, insomma, c'è tutto. Guardiamo invece uno sguardo a che cosa? Al menu. Il menu, come spesso accade su queste macchine, per fortuna si può intervenire con il comando rapido e quindi andare a selezionare le varie opzioni che ci interessano. Ho trovato questo sistema molto comodo, ci sono tutti i comandi che ci servono, quindi va bene così. Però è anche molto valido il menu, quello che si richiama proprio da qua. E quindi il menu, quello classico. C'è un joystick che ci permette di spostarci, ma è il joystick multifunzione che ci consente di spostare, per esempio, il punto F e accedere a tante altre funzioni semplicemente manovrandolo, ma lo possiamo fare anche con questo joystick che è qua nel punto di OK. A tal riguardo, mi sarebbe piaciuto avere magari una ghiera che avesse potuto, ecco, accelerare alcune funzioni. È vero, ne avrebbe tolte altre, sempre una questione di gusti. Venendo al menu, questo sì, ve lo segnalo, è un menu molto ricco, è fatto e organizzato anche bene, nel senso che ci sono tutte le funzioni che devono esserci. Ma quello che mi ha colpito è che, ad esempio, quando vado a selezionare l'opzione del file in alta definizione, mi trovo in quello stesso menu delle impostazioni tipo lo scatto ritardato e personalizzabile addirittura, che non devo andare a richiamare attraverso altri menu e poi quando ho finito di fare l'alta definizione devo ritornare in quegli altri menu per ricordarmi di togliere. Brava Olympus! Lo trovo già lì. È vero che forse sarà una sorta di replica di questa opzione, di questo comando, ma chi se ne importa, ce l'ho comodo lì. Quindi, ancora una volta, un sistema OM che fa della compattezza e della anche agilità, se vogliamo, perché pesi e ingombri rendono tutto più agevole, anche nei tempi, nel settare le varie, e sono tante, impostazioni che offre questa fotocamera. Le immagini sono immagini di qualità, un po' come quelle che generano delle reflex di alta gamma. Si vede la qualità del nuovo sensore micro 4 terzi, certamente un bel aiuto è questa possibilità di avere lo staked in camera, e poi l'autofocus è migliorato, sì, non tanto e non solo per il riconoscimento del soggetto, ma anche per la percentuale di scatti che vanno a bersaglio. Questo è veramente una cosa, un passo avanti significativo. E poi tante altre funzioni, come per esempio i file in alta definizione che adesso andiamo a vedere. Diventa tutto anche più facile grazie a questo nuovo mirino elettronico e ve l'ho detto anche ad un menu che è stato un po', secondo me, ridisegnato. Almeno io ho avuto questa percezione rispetto a quello precedente e quindi un pochettino più rispondente a quelle che sono le esigenze di chi deve lavorarci proprio con la camera. La stabilizzazione sui 5 assi ripaga assolutamente, sia per quanto riguarda la stabilizzazione, ma proprio nella qualità dell'immagine e anche poi, lo abbiamo detto, nella creazione di questi file ad alta definizione. La batteria anche sì, è migliorata, mi è piaciuto che avverte per tempo prima di mollare, ecco, non è una di quelle che ti dice attenzione che siamo in riserva e un minuto dopo, ciao ciao. L'ho provata con diversi obiettivi. Ma fra questi c'era anche il bellissimo 150-400 di cui vi parlerò in una recensione dedicata. E qui si vede proprio come la qualità dell'obiettivo moltiplicato sia quasi identica a quello dell'obiettivo, definiamolo, liscio. La gamma dinamica è senz'altro ampia, l'ho potuta testare in una bella serata di sole di quelle autunnali dove c'era tanta luminosità, tanti contrasti, ma tanta possibilità di recupero. E a proposito di colori, sono belli, sono naturali, sono quel grintoso, il giusto, e poi
come da tradizione Olympus, ampia customizzazione, tantissimi preset, anche di quelli creativi, i filtri che troviamo in camera per cucirsi addosso un po' l'immagine che ci piace di più. Molto, molto varia l'offerta per i filtri in bianco e nero, li trovo tra i più belli di quelli che si possono trovare già nelle camere. Insomma, una bella camera anche pronta per l'uso, nonostante sia una camera professionale dalla quale poter attingere grande qualità dai file. Due parole sui file in alta definizione, un po' come per gli stacked, solo su soggetti fermi, mi raccomando. E a mano libera, come ci racconta Olympus, no, no, assolutamente no. Serve l'obiettivo giusto, non solo serve l'obiettivo compatibile, però i file in alta definizione sono veramente notevoli, anche se mi lasciano quel leggero retrogusto di artefatto, come se mancassero un pochettino di contrasto, però poco male perché si va un po' di post-produzione e si rimettono le cose in riga. Devo dire che c'è una rimarchevole ricchezza di dettaglio. E poi ancora una volta, quello che vi accennavo prima, l'ergonomia del menu, e questo è un plauso all'intelligenza dei programmatori, che consente di ritardare lo scatto, addirittura personalizzandolo, nello stesso menu del file in alta definizione. Comodo, un solo comando, un unico accesso, senza dover ritornare in altre configurazioni, poi, una volta effettuato lo scatto, ritornare però a togliere lo scatto ritardato perché altrimenti, bravi, complimenti. Ed in questo file invece vi mostro, nell'area quella più luminosa, il corrispondente formato Full HD, quindi 2000 pixel circa, rispetto agli 80 mega del file originale. Niente male davvero, tanto dettaglio da sfruttare. E poi c'è un sensore che si muove su 5 assi. No, non distraetevi. Di questo ve ne parlerò in un prossimo video. L'avete riconosciuto? Vi state già leccando i baffi? Già, 150-400, F45, il mito, la leggenda di Olympus. Ma ve ne parlo in un altro video. Torniamo invece su questa. Perché? Perché fa anche dei video. E questo sensore che mi consente di avere una raffica stratosferica, perché ovviamente non c'è specchio, non c'è niente, il sensore è piccolo, il nostro sistema interno, il software, riesce a fare 120 fotogrammi, ovviamente escludendo l'autofocus, ma chi se ne importa? Su un posatoio o non so, l'arrivo di un volatile o l'arrivo di un atleta, la partenza, beh, il fuoco è già posizionato lì e avete una sequenza di scatti dove potete scegliere quello che volete. E se no, vi accontentate di averne la metà con l'autofocus, che sono una cosa già stratosferica. Fra l'altro, per gli appassionati, un po' come lo sono io, è anche interessante lo studio dei movimenti, in questo caso de degli uccelli, del prestacco, del volo, dell'approdo. Insomma, io l'ho trovato una funzione molto interessante. E parliamo adesso invece della funzione del focus stacking. Vi ho messo in sequenza, come potete vedere, le immagini che vanno da quella finale che stiamo osservando adesso invece a quelle iniziali, che possiamo anche impostare, possiamo sceglierne se mettere 5, metterne 10, metterne 20, per avere un risultato finale sempre più aderente rispetto alle nostre aspettative. Una funzione che è molto comodo avere in camera. Il risultato, come vedete, è di tutto rilievo e soprattutto per chi è un appassionato di macro, ma di quelle veramente spinte, non di queste che vi sto mostrando io, c'è di che essere veramente entusiasti. E adesso parliamo invece un po' degli alti ISO, della tenuta di questa camera, di questo sensore, per meglio dire. Beh, il primo scatto, come vedete, 32.000 ISO, sono cose che io neanche mi immaginavo quando ho iniziato a fotografare, ma lo scatto risulta comunque spendibile, insomma, certo, soluzioni, situazioni estreme. A 6.400 ISO le cose vanno decisamente meglio e ci troviamo di fronte ad uno scatto assolutamente spendibile nella norma. Certo, c'è un po' di rumore, un po' di disturbo nelle zone d'ombra, si vede questa grana, ma insomma io non ho utilizzato dei soppressori e quindi con la post-produzione si può migliorare. A 1600 ISO invece ho provato a scattare sottoesponendo di due stop per recuperarli poi successivamente.
Però, come vedete, il risultato finale non si discosta molto da quello originario a 6.400, anzi, dico, anzi, quasi quasi, tanto vale tenersi quello a 6.400. Ma la qualità dell'immagine che abbiamo già visto la ritroviamo anche nel comparto video. Il comparto video che consente per esempio di fare degli slow motion a 240 fotogrammi al secondo è di tutto rilievo. Non sono più soltanto certi smartphone che si concedono questo dato di targa, ma anche una camera come questa, sempre mantenendo questa compattezza. 240 fotogrammi al secondo garantiscono effettivamente grande fluidità e quindi bella godibilità nelle immagini. L'ho provato sull'ondeggiamento, sul dondolamento delle foglie, insomma è molto piacevole, si vede che è una ripresa di qualità. E non dimentichiamo che su questa tipologia di camere si possono montare degli obiettivi come quello che vedete, il 70-200 2.8 Canon, obiettivi di terze parti o comunque di brand altrettanto famosi, nonché ottiche vintage che effettivamente riescono a fare la differenza. Qui invece voglio mostrarvi come nell'ambito della stessa ripresa, quindi senza staccare, smontare l'ottica o senza discontinuità, posso passare sto parlando del 150-400 Olympus, dall'obiettivo liscio a quello moltiplicato. Vedrete proprio il passaggio della lente, che comunque è molto pratico, poi insomma basterà tagliare la sequenza. Comunque un video ricchissimo di dettagli. Se avete degli obiettivi di quelli giusti, non rimarrete a bocca asciutta, perché anche il video in 4K mostra dei colori che io personalmente ritengo giustamente naturali, con quel pizzico di grinta in più, ma che non guasta, cioè è proprio qualità, cioè è un'impronta del carattere, del sensore. Insomma, a me è piaciuta davvero tanto, però devo ammettere che ho riscontrato soprattutto nello slow motion, per carità, stiamo parlando sempre di 240 fotogrammi al secondo, una certa difficoltà nel seguire il tracking, nel seguire il soggetto. Allora ve lo dimostro in queste immagini, nelle quali riprendo un mio caro amico che tra l'altro stava testando il suo prototipo di skateboard elettrico, un Escate, del quale poi è stato anche soggetto, di un altro video dedicato, di cui vi parlerò. E dove effettivamente è vero che era sera, eravamo sotto luce artificiale con delle, insomma, difficoltà oggettive, però laddove il soggetto spariva un attimo o si allontanava repentinamente, ecco, c'era questa difficoltà di ripristinare il fuoco. Come vedete, ci mette un po' di tempo e poi lo aggancia. Ecco, è l'unico limite che questa camera, ripeto, sottoposta a 240 fotogrammi al secondo e con luci effettivamente basse, ha messo un po' in evidenza. Per tutto il resto, assolutamente promossa. E allora in conclusione, chi acquista una Olympus OM1? Chi vuole la qualità? Chi ama il sistema 4 terzi, ma anche il formato 4 terzi, che comunque ha sempre il suo fascino, ve lo dice uno che fotografa in 6x7 ancora oggi. Chi vuole la qualità, dicevamo, ma la vuole coniugata con peso e ingombri. Ragazzi, cioè sfido chiunque a tenere un 150-400 con la fotocamera in mano così. Poi se ci riesco io, che non sono un colosso, fate le dovute proporzioni. Tecnologia, qualità, peso ingombri ridotti. Come sempre, grazie a tutti amici, vi aspetto ai prossimi video, anche perché vi devo parlare di questo. Ciao!